ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Innanzitutto buon 2021, siamo arrivati ad un nuovo anno sperando che sia un anno migliore. Ragazzi, vi ricordo che questo appuntamento va in onda ogni prima domenica del mese alle ore 11 su Pilos e su Lion Channel. Vi dico già di rimanere sintonizzati fino alla fine del video perché avremo da oggi un ospite, avremo il mago Pierlotto che ci farà le carte per il mese in corso. Iniziamo subito il nostro oroscopo con il segno dell'Ariete. Ariete, gennaio sarà un mese piuttosto movimentato. Marte prenderà il sopravvento e quindi fornirà ai nati di questo segno molta energia incontrollabile. Poiché la tua forza di volontà aumenterà, non dovresti avere problemi a raggiungere i tuoi propositi per il nuovo anno. Inoltre, grazie a questo pianeta, la tua energia sessuale sarà molto più intensa. Se sei impegnato in una relazione seria, fai attenzione perché potrebbe sconvolgere il tuo mondo. Al lavoro tenderai ad essere piuttosto egocentrico e ti preoccuperai solo di te stesso, anche se ti sembra che nessuno possa starti dietro. Cerca almeno di contribuire al lavoro della tua squadra e aiutare i tuoi colleghi. Toro. Urano avrà effetti benefici sulla tua creatività a gennaio. Prova a elaborare un nuovo progetto, a migliorare l'assetto attuale della tua azienda o della tua routine quotidiana. I nati del Toro inizieranno a pensare alla loro situazione finanziaria e per queste persone sarà più facile trovare una stabilità economica, acquistando immobili, aumentando le prestazioni lavorative o mettendo da parte soldi per ogni evenienza. Sebbene l'intelletto e la creatività saranno il tuo punto di forza, possono anche condurti alla testardaggine e all'intransigenza, quindi fai attenzione ai conflitti con i tuoi colleghi e i tuoi cari. Gemelli. Gennaio porterà cambiamenti per gli appartenenti al segno dei Gemelli. Con l'arrivo del nuovo anno inizierai a realizzare cose che non ti si addicono e altre che apprezzi davvero. È naturale per te coltivare relazioni, quindi ti sentirai come un pesce nell'acqua. Sarai molto entusiasta nei nuovi obiettivi che ti sei prefissato quest'anno, ma spesso non sarà facile per te preservare. Ma devi considerare che alcuni di questi obiettivi potrebbero essere rivoluzionari per te. La tua capacità di fare nuove amicizie potrebbe persino aiutarti nell'affrontare queste sfide. Cancro. La fine dell'anno porterà molto stress ai nati del Cancro. È nella tua natura ascoltare con attenzione chi ti è vicino. Spesso questo può essere un vantaggio quando si tratta di relazioni, ma professionalmente potrebbe costituire un peso per te, soprattutto se lavori in una grande azienda. Spesso a gennaio si fissano obiettivi per il prossimo anno, il che potrebbe persino spaventarti, poiché ti mette sotto pressione. Invece dovresti provare a dedicarti ad alcune attività creative, qualunque essa sia. La solitudine e l'immaginazione ristabiliranno il tuo equilibrio interiore. Leone. A gennaio ti sentirai rinato sotto diversi aspetti. Un buon modo per uscire dagli stereotipi dell'anno scorso potrebbe essere un viaggio all'estero. Giove ti guiderà e se non ci saranno problemi che non potrai risolvere. In viaggio a casa tua, tuttavia, frenate il vostro comportamento dominante e lascivile. Gli altri potrebbero essere scoraggiati dalle continue discussioni. Alla fine del mese evita gli interventi chirurgici perché sarai sotto l'afflusso di una luna piena. Prenditi cura dell'apparato cardiocircolatorio e quindi evita di fumare o mangiare cibi ricchi di colesterolo. Vergine. All'inizio dell'anno la Vergine potrebbe sentire una certa inferiorità e malinconia a causa dell'influsso di Saturno. Invece di cercare disperatamente compagnia e accettazione, dovresti dedicarti completamente alla crescita personale, attendendoti conscienziosamente ai tuoi propositi e la sensazione di successo aiuterà a rimetterti in piedi. Questa energia attirerà quindi te e gli altri, e il che porterà fine al tuo senso di solitudine. A gennaio tenderai anche a essere disattento nei confronti del partner, ma dall'altra parte sarai turbato dal fatto che lui, lei, non ti presta abbastanza attenzione. Tuttavia l'armonia chiede uno sforzo da entrambe le parti, quindi non lasciare che tutto si risolva da sé. Bilancia. La bilancia affronterà molti cambiamenti nel mese di gennaio, prenderà molto su sé tutte le sue emozioni, il che avrà un notevole effetto, non sarai più in grado di ignorarle, principalmente a causa dell'influsso della luna. Per quanto riguarda il tuo partner, possono riaffiorare vecchi torti, dovresti stare attento e cercare di controllare i tuoi sentimenti. Inoltre ti raccomandiamo di essere più empatico possibile, altrimenti dovrai aspettarti molte controversie.
Nel caso ti sentissi stanco, fai una pausa e rilassati un po'. Ti consigliamo di pensare alle tue abitudini quotidiane, cercare di dormire di più, bere tisane e consumare il tuo apporto giornaliero di vitamine. Scorpione. Gli scorpioni saranno di buon cuore all'inizio dell'anno, sarai ancora più calmo del solito e sarà impossibile turbarti. Cosa ancora più importante, dovresti essere te stesso, non adottare il comportamento degli altri e non lasciarti trasportarvi a proposito del nuovo anno e dei cambiamenti di vita. Per quanto riguarda la salute, prenditi cura delle vie urinarie e dei genitali, soprattutto nella prima metà di gennaio. Sia gli uomini che le donne dovrebbero fare attenzione a non ignorare i segnali che il corpo invia per far sapere che qualcosa non va. Sagittario. E appartamente questo segno zodiacale saranno pieni di energia sessuale a gennaio a causa dell'influsso di Venere. La tua lussuria sarà sconfinata, il che potrebbe diventare imbarazzante per il partner. Se sei single, valuta con chi trascorrere il tempo. I sagittari saranno poco concentrati al lavoro o nello studio. Questo può avere conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i tuoi superiori, i quali potrebbero giungere alla conclusione che non ti importa del tuo lavoro e potrebbero persino iniziare a cercare qualcuno più adatto alla tua posizione. Capricorno. L'inizio di un nuovo anno sarà completamente normale per i Capricorni, probabilmente non avvertiamo molti cambiamenti nel loro comportamento. In particolare, i tuoi punti di forza diventeranno sempre più evidenti. Riuscirei a definire in modo chiaro cosa vuol dire quest'anno e sin dall'inizio avrai molta fortuna grazie alla posizione del Sole. Sebbene proverai a sopprimere l'influenza di questo pianeta, a gennaio sarai dominato dal desiderio di occuparti di coloro che ti stanno intorno. In ambito professionale, se cerchi di ottenere una promozione o un aumento di stipendio, le tue prestazioni potrebbero migliorare. Tuttavia, il successo stesso risiederà principalmente nel lavoro di squadra. Acquario. All'inizio del nuovo anno, in particolare a gennaio, Saturno eserciterà la maggiore influenza sui lati dell'acquario. Questo pianeta ti fornirà un'incredibile perseveranza nei tuoi propositi per il nuovo anno e affidabilità nel mantenere le promesse, per cui la famiglia potrà fidarsi di te al 100%. Grazie a questa qualità farai grandi progressi nella crescita personale e sarai orgoglioso di te stesso. Sfortunatamente la presenza di Saturno provocherà qualche ostinazione e conservatorismo. Se devi prendere una decisione importante, ti suggeriamo di farti consigliare da persone con la mente più aperta della tua. E concludiamo con il segno dei pesci. Pesci. L'inizio dell'anno sarà un grande momento per i nati sotto il segno dei pesci. Grazie a Giove saranno fantasiosi in tutti gli aspetti della vita. Che si tratti di moda, carriera o casa, non riuscirai a trattenerti e inventerai sempre qualcosa di nuovo. Sarà una grande opportunità per intraprendere nuovi progetti o per scoprire attività per il tempo libero. Tuttavia tenderai a dimenticare i tuoi cari a causa delle tue idee e attività, e per questo motivo i rapporti con loro si raffredderanno. A gennaio non dimenticare di mostrare amore alla tua famiglia e cercare di pensare a un'attività che potresti fare insieme ai tuoi cari. L'oroscopo per questo mese è terminato, io vi ringrazio per avermi seguito e adesso do la linea al Mago Pierlotto per la lettura delle carte del mese di gennaio. E noi con l'oroscopo ci vediamo il mese prossimo. Ciao! Sono il Mago Pierlotto che ti fa le carte in 4-4-8. Benvenuti cari amici. Oggi voglio inaugurare questa mia rubrica, come sempre, facendovi le carte. Scopriamo, cari amici, come sarà il vostro gennaio 2021. Vediamo insieme come sarà. Eccole qua, le mie carte magiche. 36 carte di pura magia. Prima le andiamo a purificare con del sale, per andare via il malocchio. Te malocchio, e le andiamo a mescolare, e andiamo a metterle giù. Andiamo subito a svelarle.
carte molto interessanti. Allora, queste sono le carte, le abbasso un po' meno vedere. Allora, io vedo che noi ci sentiamo volti come dei bolliti, perché noi abbiamo sempre fame di hamburger. Andiamo sempre di happy hour e ci mangiamo spaghetti e gelato, ma alla fine della giornata dovremo rimanere un po' più leggeri e quindi ci mangeremo dei finocchi. Un mese all'insegna della buona cucina e del buon gusto. Mamma mia! Questo era quello che hanno detto le carte per questo mese. Cari amici, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al mese prossimo per una nuova previsione. E che la magia bianca sia con voi.